No, penso che oggi con le vittorie sia la cosa più bella che mi poteva capitare. Sono molto più felice per la vittoria che per il mio gol, perché veramente tutta la piazza, i miei compagni, squadra, il mister meritavano questa vittoria. Una gara in un primo tempo brutto, poteva magari bloccare la partita solo uno spunto, guarda caso abbiamo detto. Poi fondamentalmente sei un terzino, quindi spiegaci come ti vengono certi spunti. Pure l'anno scorso ho fatto qualche gol simile così. Il primo tempo sì, la gara era un po' bloccata perché sia il Fano che noi ci difendevamo molto bene. Per fortuna è arrivato questo gol. L'unica cosa che ci dobbiamo tenere ancora più stretto, perché pareggiarla a 2 minuti alla fine veramente ci faceva male. Questa è una vittoria importante, no? Che vi allontana dalla zona rossa e ora vi dovrebbe aver sbloccato da un punto di vista mentale, psicologico. Questa è stata una vittoria che comunque a tutta la squadra ci ha dato fiducia, perché noi sappiamo quanto possiamo dare e possiamo dare molto, ma molto di più di quello che abbiamo dato oggi. E penso che questa squadra può arrivare ad altri posti della classifica, perché siamo un grande gruppo e rimaniamo tutti nella stessa via. Quando arriva una vittoria così, tu credi che possa essere anche un po' una svolta per la stagione? Perché in altre occasioni poi in effetti poi non l'avete più ripresa la partita, invece oggi subito il pareggio avete fatto con Sì, rispetto ad altre occasioni, quando abbiamo preso gol, siamo andati più in difficoltà nell'andare a segno. Oggi, per fortuna, subito alla prima occasione, siamo riusciti a riandare in vantaggio e ci siamo tenuti stretto questo 2-1. Penso che la vittoria di oggi comunque a tutta la squadra dà morale e penso che possiamo fare molto meglio rispetto alle partite scorse. è mancato qualcosa nel secondo tempo in termini di gestione del vantaggio del possesso anche. Sì, dobbiamo stare un pochetto più tranquilli, secondo me, e di andarli comunque a prenderli alti. Invece ci siamo fermati un po' forse per paura, perché comunque le ultime partite, con mezz'azione prendiamo gol, anche come è successo oggi. Niente, dobbiamo sicuramente gestirla meglio il possesso della palla e potevamo sicuro andare in raddoppio e stare più tranquilli. Adesso ci sono due partite importanti contro Reggiana e Messa a chiudere l'anno. Cosa vi aspettate, cosa ti aspetti tu dal punto di vista personale di questi due incontri? Io spero di raccogliere più punti possibili e di farci un Natale tranquilli tutti quanti. Io a livello personale spero di dare sempre quello che sto dando finora. Io sono a disposizione della squadra, del mister, per me non mi interessa il risultato personale, ma quello di gruppo. Antonio, finalmente il gol di un attaccante, No, no, diciamo. finalmente è arrivato. Stato bravo ad anticipare Gattari. Sì, c'è stato questo cross di Tulli a mezza altezza e ho attaccato il primo palo. La speranza è che la palla arrivasse proprio lì. Per fortuna è arrivata lì e la palla è entrata. Per le prossime gare, oltre a specializzarti nei gol del finale di partita, vorrai immagino qualcosa in più. Ma è ovvio che io mi alleno sempre per giocare dal primo minuto, poi sono scelte che fa il mister, io mi impegnerò sempre come ho sempre fatto e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo, che siano 5, 10 minuti, un quarto d'ora, è lo stesso. Quindi, cosa è cambiato con il tuo ingresso, anche quello di Tulli? Sii sincero, secondo noi un termine più veloce, più sprint, diciamo, no? Sì, diciamo che abbiamo caratteristiche diverse Da di Barbuto e Malbuto e Foggia. Foggia, magari attacchiamo più la profondità, quindi quella magari è stata un po' la differenza. Loro magari sono più bravi a tenere palla e tutto, a far salire la squadra, noi essendo piccoli, brevi linee, attacchiamo la profondità. Però un Teramo che infatti ha mostrato difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Sì, però comunque è stata una partita abbastanza equilibrata, non ci sono state grosse occasioni da entrambe le parti. Bene. Meglio. Il 3-5-2 si dice tanto che si penalizzi, tu cosa ne pensi?
Ma sappiamo tutti che io sono un attaccante esterno, quindi di certo non mi valorizza al 100%, però cerco comunque di adattarmi per il bene della squadra e migliorare giorno per giorno in settimana durante gli allenamenti. L'Umezzale l'anno scorso hai fatto anche tutta fascia, ricordare? Ho fatto sempre, no, 3-5-2 non abbiamo mai giocato, sempre o 4-4-2 o 4-3-3. A chi dice che per esempio tu potresti rendere meglio giocando a sinistra, tu come la vedi? Cioè, quello è il tuo ruolo oppure comunque ti adegui un po' a tutte le situazioni? Diciamo che giocando a sinistra ho più quella cosa di accentrarmi sul destro e andare al tiro in porta, però comunque mi trovo bene anche a destra, anche l'anno scorso ho giocato per buona parte anche a destra e mi sono trovato bene. Oggi era importante soprattutto vincere, così è stato, immagino che sia anche una bella iniezione di fiducia per il prossimo. Sì, aspettavamo questa vittoria credo da un bel po' di tempo, ce la meritavamo. Sono contento che sia arrivata soprattutto anche qui in casa davanti al nostro pubblico. Adesso ci godiamo questo momento e poi ci prepariamo per la prossima gara. Da chi sei andato dopo il gol? Sono andato da mio padre, cioè la mia famiglia lì su. Il gol con il Mestre all'inizio campionato, tra due giornate ci sarà ancora il Mestre. Prima c'è la Reggiana, da queste due partite cosa vi aspettate? Ma ci aspettiamo di soprattutto fare una grande prestazione entrambe le partite. Poi è ovvio che cerchiamo di portare a casa dei risultati positivi. Dal punto di vista personale invece, un finale di anno sicuramente da ricordare perché dopo questo gol è decisivo. Un proposito per il 2018 da parte tua? Ma sicuramente spero di giocare un po' di più e mettere in risalto le mie caratteristiche. Poi ripeto, sono scelte che fa il mister, la cosa principale è che il Teramo faccia più punti possibili e poi si vedrà.